Benvenuti al quarto giorno della nostra novena di Natale. Cominciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Preghiamo insieme in questo quarto giorno dal Salmo 70. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno. Il Signore verrà. Le prime chiese costruite dai cristiani vennero sempre rivolte a Oriente, da dove si pensava che Cristo, come il sole al mattino, sarebbe ricomparso. L'avvento invoca la venuta del Cristo. È necessario che il mondo impari a dire con la Chiesa e con lo Spirito Santo: vieni. Il Signore verrà, Lui viene, Egli viene, sei pronto? Questo è l'annuncio più bello, dobbiamo proprio essere pronti a prepararci a questa venuta, come a ricevere un regalo, a ricevere il regalo più grande, sì, perché Gesù è proprio il regalo più grande che Dio Padre ha fatto a noi, che Dio Padre ha fatto a tutta l'umanità. E allora tu sei disposto ad accogliere e a ricevere questo regalo che è il proprio Dio nella tua vita? Allora in questo giorno vogliamo farti un invito proprio speciale, prepararti sempre di più ad accogliere il dono, ad accogliere il regalo che è Gesù nella tua vita, ma anche ancora di più ad essere proprio tu anche colui che porta il dono. E quindi se ancora non hai fatto i regali di Natale quest'anno, ti invitiamo a preparare i regali di Natale per i tuoi cari, per la tua famiglia, e a preparare proprio i tuoi cari a ricevere Gesù. Che Gesù possa essere il dono più grande per la vita di ciascuno dei tuoi cari e di ciascuno di noi anche. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sono nato debole, dice Dio, perché tu non abbia mai paura di me. E ti aspettiamo nuovamente domani per il quinto giorno della nostra novena. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.